Ma quando sei ad Avellino hai lavorato con molti coach, pure tra i vari Dal Monte, Marcoschi, Capobianco, Manicioli e l'ultimo Pancotto. In quale filosofia di basket ti riconosci maggiormente? Ed inoltre, in virtù dell'esperienza che hai maturato finora, ti senti finalmente pronto per cominciare una carriera da capo allenatore? Allora, sicuramente ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi allenatori e l'hai elencato tu prima. Sicuramente la filosofia è sempre quella vincente. Uno cerca sempre di riuscire a strapolare, a cercare di imparare quanto è più possibile da allenatori che hanno fatto bene, però non è sempre così, perché di solito nella pallacanestro, nello sport in generale, si vince non soltanto in base alle idee, ma soprattutto se si riesce ad avere un gruppo di persone valido, a partire dai giocatori a finire da uno staff. Quindi sicuramente queste sono le prime cose che ho imparato in questi 10 anni di assistentato in Serie A. Per quello che riguarda la domanda di essere pronto a iniziare la carriera capo allenatore, ti dico di sì, nel senso che comunque dopo 10 anni appunto che collaboro con allenatori per mia fortuna di altissimo livello e avere la fortuna comunque per 10 anni di seguito di stare in Serie A, ho iniziato a imparare come si gestisce e come si porta avanti una squadra di Serie A, quindi questa è una cosa comunque fondamentale per me. Sicuramente non dipende tanto da me, dipende da avere la fortuna che un presidente, una società, qualcuno comunque ti dia la possibilità di iniziare a lavorare da solo, a prendere le tue responsabilità e quindi di conseguenza cercare di iniziare questa carriera. Daniele, tu, anche per te la prima esperienza qui ad Avellino, il tuo impatto con la città e soprattutto il tuo, adesso siete primi in classifica, siamo primi in classifica, come leggete questo, come vivete questo momento? Ma per quanto riguarda la mia prima esperienza fuori da Friuli ad Avellino, ho già avuto modo di dirlo tempo fa e posso soltanto sottolinearlo di nuovo. Tutto molto bello, sia da parte del pubblico che ci segue. Ne parlavo l'altro giorno con Cesare prima della partita, sapevo che ci avrebbero seguito più di 600 tifosi d'Avellino e sinceramente quando sono arrivati al palazzo e ho visto e sentito il loro incitamento, devo dire la verità, mi è venuto il brivido ed è una cosa che in 10 anni non mi è mai successa. Sento l'attaccamento della città, dei tifosi verso questa squadra. Questa è sicuramente la prima cosa. Secondariamente con lo staff sto benissimo, andiamo d'accordo, probabilmente anche il fatto che siamo più o meno della stessa età ci aiuta a parlare, e a stare assieme. Con la squadra tutto ok, quindi non vedo grosse difficoltà, tutto molto positivo per ora. Per quanto riguarda il fatto invece di essere primi in classifica, è sicuramente una cosa che fa piacere, però credo che sia importante sottolineare che dobbiamo essere coscienti di essere una squadra giovane, che se siamo arrivati dove siamo ora è stato per il duro lavoro, però ce lo siamo meritato. Da adesso in avanti sicuramente dobbiamo continuare su questa strada di miglioramento e di lavoro per costruire qualcosa. Non sappiamo ancora cosa, la prima cosa lo sapete è la salvezza e poi vedremo. Quindi con calma e pazienza continuare verso questa direzione. Gianluca, questa è la terza squadra più giovane del campionato, questa è la più giovane di quelle che hai allenato. Quanto è difficile da capire determinati concetti ai giocatori che sono alla prima esperienza in un campionato difficile come quello italiano? Ma ti dico, non è tanto difficile, nel senso che comunque, essendo una squadra giovane, di conseguenza viene allenata, tra virgolette, come un settore giovanile, nel senso che comunque, c'è da far capire, un po' tutto. Non puntualizzo sul fatto di dover spiegare che so, l'attacco, la difesa, come si attacca, come si difende, lato forte, lato debole, che sono concetti che comunque giocatori professionisti hanno. Però si cerca di migliorarli quotidianamente, sia col lavoro individuale, sia col lavoro di video per fargli vedere le cose che fanno bene, le cose che fanno male. Cercare comunque di valorizzare il loro carattere e in particolare le loro caratteristiche. Quando a un giocatore professionista fai capire che col lavoro quotidiano si può migliorare, si può diventare più bravi di quello che si è in quel momento, stai certo che ti seguono e di conseguenza ti diventa pure più facile il lavoro che si fa in mezzo a campo. Per Daniele, una
Il segreto innanzitutto parte dalla filosofia stessa di coach Pancotto. Lui punta tantissimo alla difesa, al lavoro difensivo, a costruire la squadra su dei valori che non sono soltanto quelli tecnici ma anche quelli morali. Quindi è più facile ritrovare questi valori in difesa piuttosto che in attacco. Quindi l'aggressività, la voglia di buttarsi sui palloni, la capacità di soffrire, di aiutare il compagno. E quindi penso che da questo parta la prima idea per i motivi per i quali, diciamo, la difesa diventa il nostro baluardo. Poi sappiamo benissimo che ci possono essere delle partite in cui l'attacco può andare bene o andare male, mentre la difesa, quella ci deve essere sempre. Grinta, attitudine difensiva, mentalità vincente. Quale delle tre, secondo te, è stata la principale arma finora? Il gruppo che Cesare è riuscito a formare, il gruppo che sta lavorando insieme da circa 2 mesi, il fatto è comunque per 1 mese e mezzo siamo stati in giro per l'Italia, dove comunque con allenamenti, con amichevoli, siamo riusciti subito a inquadrare quali erano i punti di forza di questa squadra e quali erano i punti da dover lavorare per migliorarci. Quindi sicuramente la forza, secondo me, è proprio il fatto che questi ragazzi stanno bene insieme. È una squadra che si passa la palla, è una squadra che difende, come diceva prima Daniele, siamo una delle migliori difese del campionato, una squadra che sa lavorare e cerca di migliorarsi quotidianamente in palestra. Quindi sicuramente la forza che il coach Pancotto è riuscito a mettere quest'anno sarà quella di creare subito una famiglia e un gruppo. Commento a te Gianluca su Nelson, che è uno dei giocatori che in questo momento va più, forse oscilla di più come prestazioni, e a Daniele su Aikyol, che probabilmente è l'altro della Scandone che ha un rendimento più altalenante. Ma Nelson, come pure Cheng, lo dirà pure Daniele prima, dopo, sono 2 giocatori giovani, di conseguenza sono giocatori che hanno bisogno di essere guidati, e in questo il coach è super, nel senso che comunque quotidianamente parla con i giocatori, cerca di coinvolgerli sempre, cerca di aumentargli sempre l'intensità dal punto di vista di apprensione e apprendimento della pallacanestro, cerca di stimolarli in qualsiasi modo, sia con parole sia con video, grazie al lavoro di noi dello staff, cercando appunto di farli sentire persone importanti, punti importanti di un progetto, di una squadra, di un gruppo. Quindi sicuramente Nelson, almeno noi tecnici sapevamo il valore di questo giocatore e di conseguenza credevamo in lui, e grazie appunto al lavoro che quotidianamente, ripeto, il coach fa con i singoli giocatori, adesso è il caso di Nelson, ma l'ha fatto con tutti, sicuramente è stato importante, ci sta dando quello che adesso sta dando. Ma mi sembra che Gianluca ha risposto in maniera esauriente alla domanda, e credo che le stesse cose possono essere dette per Cheng. Quindi sicuramente adesso Cesare starà pensando a quali corde toccare per riuscire a farlo rendere già dalla prossima partita. Però tolto questo non ne vedo una preoccupazione, nel senso che sì, altalenanti, però la forza di questa squadra è stata probabilmente in queste 3 partite di trovare sempre dei protagonisti diversi. Quindi da un lato puoi essere preoccupato perché un giocatore magari non ha giocato bene, però sai che in una rosa di 10 giocatori ne trovi sempre quei 3-4 che ti possono portare a casa la partita. Sempre per il fatto che tutti questi miglioramenti e costruzioni che stiamo portando avanti le stiamo basando su dei valori, non solo su cose tecniche. E quindi credo che in un momento di difficoltà la squadra stessa aiuterà Cheng, De Marcus o chi di volta in volta si troverà in difficoltà a uscire fuori.